matrice dolosa o evento casuale? Per ora ciò che è successo nella serata di lunedì 4 marzo a Città della Scienza non ha una spiegazione. C'è solo la desolazione e la rabbia di chi vorrebbe aprire gli occhi e svegliarsi da un incubo. In primo luogo, per la ricostruzione del sito, si è attivata la Fondazione IDIS, che ha aperto un conto corrente dove poter indirizzare le donazioni. Sulla scia di questa iniziativa si è mossa poi anche l'Associazione Libera, Nomi e Numeri contro le Mafie, che ha espressamente dichiarato il suo sdegno per quanto accaduto. Nel comunicato stampa a firma di Geppino Fiorenza e Don Antonio Palmese, referenti regionali di Libera per la Campania, ed Antonio D'Amore, referente della provincia di Napoli, si legge: «Bruciare la Città della Scienza significa portare l'attacco alla cultura, all'unica possibilità che abbiamo di uscire dalle barbarie in cui le organizzazioni malavitose, comunque le si voglia chiamare, intendono portarci». Inevitabile la parentesi legata ai lavoratori. Esprimiamo la nostra vicinanza. Insieme con loro rivendichiamo il diritto alla rabbia, per prendere le distanze dall'indifferenza e dal fatalismo. Proprio l'Associazione Libera era presente nella giornata di mercoledì 6 marzo, in quel che resta di Città della Scienza, e per l'occasione è giunta sul posto anche il Ministro della Giustizia, Paola Severino, che in particolare ha visitato il polo scientifico semidistrutto dal fuoco, dichiarando: «In questi momenti lo Stato deve intervenire e deve esserci con la sua forza e con i finanziamenti necessari». Alla domanda riguardante eventuali responsabilità oggettive, il ministro risponde: «C'è l'impegno della giustizia e delle forze dell'ordine per arrivare ai responsabili di questo gesto».